Presidente Bonino, prego. Non c'è dubbio. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è indubbio che la discussione sul bilancio interno del Senato si colloca in un momento molto particolare, diciamo, nel rapporto politica-cittadini e nel rapporto istituzioni-cittadini. Dico particolare per non dire altro o per non usare altri aggettivi in cui pare che la spinta alla demagogia e al populismo riesca ad essere così pervasiva da penetrare qualunque rivolo, qualunque possibilità, anche nelle nostre istituzioni. Ho sempre pensato che non è rincorrendo questo tipo di culture, non è rincorrendo questo tipo di culture che si riacquista qualunque credibilità più o meno perduta, ma che altra era la strada da perseguire. E onorevoli colleghi, la perfezione non è di questo mondo, tutto è migliorabile, io credo che si possano ancora fare molti miglioramenti, ma questo non consente di non vedere il lavoro che è stato fatto in quest'anno sul bilancio interno del Senato. Io vorrei che di questo almeno fossimo coscienti, perché altrimenti, voglio dire, se dobbiamo rincorrere e rinfocolare noi stessi spinte demagogiche e populiste, allora davvero, voglio dire, vediamo a chi facciamo la campagna di informazione o la campagna pubblicitaria. Allora, tanto per chiarirci, era così facile secondo voi ridurre le spese del Senato nella quantità in cui sono state ridotte? Davvero? E com'è che non l'avevamo fatto prima? E com'è che magari siamo arrivati a discutere il bilancio in agosto esattamente per operare quei tagli così come chiedeva l'ordine del giorno G100 e non sui preventivi, bensì sui consuntivi? E non c'entra nulla Grilli, non c'entra nulla Monti, non c'entra nulla di nulla. Sono state decisioni autonome che abbiamo preso in ottemperanza all'ordine del giorno che tutti insieme abbiamo votato un anno fa. E se non ci sono sul sito le gare è perché non è stata aggiudicata nessuna e che anzi 4 o 5 le abbiamo ritirate per ripresentarle. Allora io capisco tutto e capisco anche che c'è ancora strada da fare sulla trasparenza, lo dico che non ho più neanche il fiato per parlare, ma se per caso invece di, giustamente dove stai Chino? Giusto, perfetto, ma se per caso cominciassimo da noi a fare un po' di trasparenza, com'è che sull'anagrafe pubblica degli eletti che ognuno di noi può mettere sul sito e ognuno di voi, alla fine l'abbiamo fatto in 40, dico bene, 40, non è obbligatorio, non sto dicendo questo, dico che l'invocazione alla trasparenza deve avere una certa coerenza, perché se no i conti non tornano, esattamente, per ora non è stato fatto. Dico questo perché il rapporto difficile, per non dire di peggio, tra istituzioni nominati e cittadini ha altre radici e altre motivazioni che è bene non sottovalutare. Magari non fa molto bene leggere tutti i giorni idee strampalate più o meno, che ne so, sulla legge elettorale, giusto per capire che tanto non c'è un accordo, no? Forse c'è un altro tipo di problema che va affrontato nel rapporto eletti-elettori. Ma questo non consente a nessuno di non apprezzare il lavoro che è stato fatto quest'anno e di cui voglio dare atto ai questori, che credo di avere con altri sufficientemente torturato, peraltro trovando terreno il più delle volte fertile. Detto questo però,
abbiamo fatto un passo importante che a mio avviso va rivendicato. Non abbiamo fatto tutto, né abbiamo, credo, questo detto. Credo, per esempio, che sul dato pubblicizzazione e trasparenza si possa fare ancora molto, soprattutto a partire dal sito e imparando anche da esperienze altre e di altri paesi. Però non è davvero la questione di pensare, che ne so, che il problema della credibilità con gli elettori, io non so se sono i privilegi, io credo sia soprattutto l'opacità con cui ci muoviamo. E anzi credo che un senatore a tempo pieno e che lo fa con passione politica oltre che con professionalità sia un'enorme responsabilità di rappresentazione del Paese. Quello che credo dobbiamo combattere insieme è l'opacità o i sotterfugi e avere forse più coraggio, a testa più alta, di difendere il nostro lavoro, il nostro impegno, al di là delle idee politiche che possono essere completamente diverse e su cui la passione e il dibattito appassionato è il sale della democrazia. Io ho sentito dire da alcuni che quando devono dichiarare la professione non scrivono più senatore, fosse mai che... Guardate, io invece lo dichiaro sempre e credo dovremmo invece dichiararlo e dichiararlo togliendo le opacità, togliendo, se volete, le sacche di quello che non sappiamo dire, ma rivendicando a testa alta il ruolo, l'istituzione innanzitutto, al di là delle persone, perché non esiste democrazia senza istituzioni parlamentari e non esiste rapporto con i cittadini credibili senza una limpidità di eletto, elettore, senza tanti accrocchi che invece mi pare vi state tutti attrezzando a inventare leggi elettorali mille miglia, passando dal Brasile, arrivando un po' in Ungheria, scendendo in Australia per inventare una via tutta italiana, che in realtà, voglio dire, i sistemi politici e istituzionali sono quelli che hanno dato prova di sé. E non è che prendendo una tegola da una parte e un mattone dall'altra si fa un frullato e c'è la via italiana. C'è solo la via partitocratica italiana che dobbiamo smettere. Questa è la verità. Questa è la mancanza di credibilità coi cittadini. Ma proprio per questo, e lo rivendico, voglio anche rivendicare questi passi che abbiamo fatto. Perché credo solo in questo modo possiamo forse, si fa per dire, girare pagina rispetto ad una pervasività dei partiti nella vita economica del Paese che è esattamente quella che ha anche bloccato lo sviluppo economico di questo Paese. In tutte le amministrazioni l'ente pubblico fa nomine, però vedete, fa le nomine con procedure trasparenti, con curriculum, con audizioni, non le fa per spartizioni. Noi siamo arrivati alla caricatura di farci mandare dei curriculum per cestinarli meglio, perché nessuno le ha neanche aperti. Queste sono le caricature che dobbiamo smettere, e smettere anche e di cominciare a credere che il merito vale e il merito conta. Difendiamo in questo senso le istituzioni, credo, non per rincorrere populismi e demagogie, ma semplicemente per rivendicare il ruolo e la responsabilità di chi assume l'onore e l'onere di rappresentare pochi o tanti cittadini di questo Paese. Grazie quindi agli sforzi che abbiamo fatto, ma sono il primo passo per andare avanti su una strada che credo sarà ancora particolarmente lunga. Grazie. Grazie a lei, senatrice Bonino.